Oggi ragazzi voglio parlarvi del 23esimo film d'animazione della Pixar, e cioè Soul, un film attesissimo che sarebbe dovuto uscire al cinema, ma che poi purtroppo per colpa della pandemia è approdato esclusivamente su Disney Plus dal 25 dicembre del 2020, compreso nell'abbonamento. Dunque, alla regia troviamo Pete Docter e alla coregia Ken Powers. Su Pete Docter c'è ben poco da dire, è un grande regista, lo sappiamo, un grande animatore e sceneggiatore, ha sceneggiato alcuni dei capitoli di Toy Story e voi saprete che Toy Story rappresenta la mia infanzia. Io ho visto questo film, ho visto Soul, di cui avevo sentito delle critiche entusiaste, positivissime. Sono sincero, per me è stato un bel film d'animazione, ma non mi schiero dalla parte di coloro che l'hanno considerato un capolavoro tra i migliori film d'animazione che siano stati mai realizzati. Sicuramente è un film intenso, ricco di significati, che va visto e rivisto con un'animazione straordinaria ed una musica bellissima. Però allo stesso tempo mi sono lasciato più folgorare da opere come Onward, che era il 22esimo film della Pixar, o da Coco, ad esempio, cioè se solo dovessi restare nel contesto Pixar. Anche in Coco si parlava della storia di un ragazzo, qua, di un uomo che voleva diventare musicista, anzi di un bambino in Coco. Anche lì si parlava dei problemi della vita, no? Magari dei sogni infranti. Ecco, in questo caso si inizia, secondo me, in maniera scoppiettante, perché l'inizio di Soul è forse il momento migliore del film. Conosciamo Joe, questo personaggio di colore, che lavora alle scuole medie, è un insegnante di musica. Lui vorrebbe diventare un musicista jazz professionista, vorrebbe suonare in tutto il mondo. Un giorno gli arriva la possibilità che potrebbe cambiare la sua vita, perché è stato ovviamente scelto come insegnante di ruolo e quindi gli comunicano che potrà avere il posto fisso all'interno della scuola media dove già lavorava saltuariamente. Ovviamente il nostro protagonista quindi si trova di fronte ad una scelta: accettare il posto fisso e quindi avere una stabilità economica per tutta la vita e quindi portarsi a casa il pane, oppure inseguire i propri sogni, le proprie speranze, sapendo che comunque con i sogni e con le speranze non si campa e non si mangia. Secondo me l'inizio del film presentava un tema importantissimo e molto forte. Dal momento in cui ci si imbatte nell'aspetto fantasy, quindi dal momento in cui il nostro Joe, che sta per avere l'occasione di una vita, suonare con Dorothea Williams, questa musicista molto importante, dal momento in cui lui cade nel tombino poco prima dell'esibizione, quindi si ritroverà nell'antemondo, in questo mondo immaginario in cui le anime vengono preparate ad affrontare il loro percorso terrestre, ad affrontare la vita, dal momento in cui ci si imbatte nell'aspetto fantasy, io non è che non abbia gradito il film, l'ho comunque apprezzato perché l'animazione è straordinaria e perché il fantasy ovviamente è un marchio distintivo di Pete Docter. E lo sappiamo vedendo tutti i suoi lungometraggi. Però allo stesso tempo, seppur apprezzassi ciò che stessi vedendo, continuavo a dire: caspita, però quanto sarebbe stato bello anche vedere un personaggio, Joe, che dall'inizio alla fine è combattuto sulla scelta, no? Che ovviamente dovrà prendere, sulla scelta che dovrà fare, perché gli è stato proposto un futuro sicuro, ma allo stesso tempo è come se gli avessero proposto di abbandonare i propri sogni, le proprie speranze. E quindi mentre guardavo questo film animato magistralmente, mentre guardavo questo film dove l'aspetto fantasy è fondamentale, come giusto che sia nel cinema di Docter, io continuavo ad avere una vocina in testa che mi ripeteva: però caspita quanto mi sarebbe piaciuto vedere un film iperrealistico come lo era all'inizio, in cui magari il personaggio Joe è costretto a fare una scelta che avrebbe potuto portarlo poi al successo oppure anche ad un finale amaro. Poi sicuramente si sarebbe potuto optare per un lieto fine, però dopo aver mostrato le varie difficoltà nella vita di Joe, cioè solo pensare a un Joe che magari rifiuta il posto fisso per andare incontro alle proprie speranze e ai propri sogni, con la consapevolezza che invece avrebbe poi preso delle porte in faccia, oppure vedere un Joe che invece accetta il posto fisso, ma che poi grazie proprio ai suoi alunni, alunni che in questo film vengono tenuti pochissimo in considerazione, che sin dall'inizio schifano la musica, io dentro di me è come se sognassi un altro film, mentre comunque guardavo di per sé un film valido. Continuavo a pensare ad una storia in cui il nostro Joe accettava il lavoro alla scuola media, il posto fisso, e mi immaginavo un Joe che magari poi costruiva un bel rapporto con i suoi alunni che inizialmente schifavano la musica che lui insegnava. Mi immaginavo che 22, al posto di essere un'anima e quindi vapore puro,
potesse essere un'allieva che magari all'inizio è reticente nei confronti della musica, ma che poi magari potesse nel corso della pellicola diventare una celebrità proprio grazie a Joe, che aveva sicuramente tarpato le ali ai propri sogni, ma che allo stesso tempo, grazie al suo sapere, avesse potuto insegnare la tecnica ad una ragazza. E quindi col finire del film avremmo potuto capire che comunque Joe aveva svolto un compito importantissimo, anche se non era riuscito a diventare quel musicista importante e professionista come avrebbe voluto. Quindi questa era solo una delle tesi a cui pensavo, però allo stesso tempo i film non è che si fanno per Paolo Innocenti. Io sono sempre il primo a dire che il regista è giusto che faccia i film prima di tutto per se stesso e che un regista non debba fare i film per i fan e per gli spettatori. Però sarei bugiardo se vi dicessi che durante la visione sono subito, insomma, rimasto folgorato dalla storia e che non abbia mai pensato ad altro. Purtroppo mentre vedevo il film dicevo: caspita, sarebbe più bello se. E quindi questa cosa mi ha un po' compromesso la visione. È colpa del film? No, è colpa mia. Riconosco che una storia del genere, come la mia, più realistica, non si addice al film di Doctor. Quindi Doctor ha fatto comunque un buonissimo lavoro, come del resto sempre. Per me il film migliore di Doctor resta Up. Però, a parte questo, sicuramente nel cinema di Pete Doctor è giusto che ritorni l'aspetto fantasy marcato, è giusto che la magia prenda il sopravvento. Io sinceramente, vedendo questo inizio così iperrealistico, c'è una cura per l'animazione, ragazzi, fantastica, anche per quanto riguarda il design di questo personaggio di colore. Anche l'animazione non è per niente razzista, come poteva invece essere nel corso degli anni cinematografici, nel corso dell'animazione, nella storia dell'animazione. C'è una cura per quanto riguarda ogni dettaglio, che non ve lo sto nemmeno a dire, straordinaria. Però purtroppo, ed è un problema mio, da un lato c'era sempre questa vocina che mi ripeteva quanto sarebbe potuto essere straordinario il film se fosse continuato ad andare verso quella strada iperrealistica che percorre all'inizio. Io proprio avrei voluto vedere questo Joe alle prese con la vita, un Joe che prende le porte in faccia, un Joe che poi si unisce a quegli allievi della sua classe al posto delle anime. Avrei voluto un rapporto con gli allievi, lui che migliora la vita di qualcuno con la consapevolezza però di non essere andato incontro ai propri sogni, perché purtroppo nella vita di tutti i giorni è così. Non sempre i sogni prendono il sopravvento, non sempre i sogni nel cassetto riescono a materializzarsi e molto spesso restano chiusi nel cassetto. Però ovviamente Joe poteva essere la versione migliore di se stesso in quella scuola, in quella classe. Il film si sposta sul fantasy, come già si sapeva, come giusto che fosse, perché ripeto, la poetica di Doctor ritorna, perché sicuramente i messaggi lanciati sono fondamentali, perché sicuramente è un film che sa far emozionare, sa far commuovere, sa far veramente provare piacere anche durante la visione, divertimento. Purtroppo con me non ci è riuscito al massimo, perché volendo sin dall'inizio un qualcosa di diverso, e quindi è una mia problematica, sul finale non sono riuscito ad esempio a commuovermi o altro, come invece è successo con Onward. Onward secondo me è un film più riuscito di Soul, un film dove l'aspetto fantasy era fondamentale. Sicuramente il regista di Onward non è certo all'altezza di Pete Doctor. Questo non voglio dire, cioè, che il regista di Onward sia superiore a Doctor. Io ho preferito Onward, però capisco che Doctor veramente non gli allacci nemmeno le scarpe a uno come il regista di Onward, perché sicuramente Doctor è uno che nella vita ha avuto un successo incredibile, da poco è anche produttore esecutivo, ha vinto 2 premi Oscar con Up, con Inside Out, veramente è un animatore con la A maiuscola, quindi non voglio dire questo. Però tenendo in considerazione solo i film, io sono sincero, anche pensando ai film che ho visto negli ultimi anni, senza tenere a mente i Toy Story, che sono i miei film d'animazione preferiti, e se lo sono è anche proprio grazie a Doctor, se io penso anche facendo un po' di tutta l'erba un fascio e quindi buttandoci dentro classici Disney e classici della Pixar, beh, se io dovessi pensare a uno Zootropolis, a un Coco, a un Onward, purtroppo ragazzi, Soul io lo metterei dietro.
E ripeto, è un bel film, però per colpa mia non sono riuscito ad apprezzarlo come avrei voluto. Magari rivedendolo e avendo la consapevolezza di ciò che accade, potrei apprezzarlo sempre di più. Ero molto più deluso post-visione. Subito dopo la visione ero molto più deluso. Però poi ho detto, cioè, non è che i film li fanno per me. Io sono sempre il primo a criticare quando un regista si piega ai fan. Quindi va benissimo che Docter abbia fatto questo e sicuramente l'aspetto iperrealistico non sarebbe stato convincente nel cinema di Docter. Magari un altro regista avrebbe potuto farlo e magari attendo ancora un cartone animato, un film d'animazione che possa essere realmente iperrealistico dall'inizio alla fine senza niente di fantasioso. Però, ripeto, io sono molto sincero, è un film che vorrò apprezzare di più. Per il resto è un film che comunque va lodato. È un film che ovviamente è importante perché c'è anche la genialità di voler mostrare questo mondo, questo antemondo in cui si sceglie in maniera geniale di raccontare la nascita delle personalità nella vita di tutti i giorni, cioè come nasce la nostra personalità. Si parla di queste anime che sono rappresentate da questa grafica che ricorda in maniera astratta un vapore, no? Queste anime che attraverso dei mentori vengono praticamente instradate verso la vita di tutti i giorni, verso la terra, verso il mondo terrestre. E c'è questa anima 22 che non ne vuol sapere ormai da millenni di diventare umana. Ha avuto i mentori e ci sono citazioni veramente alla filosofia, alla cultura. Alla cultura pop anche ha avuto mentori importantissimi e non riesce assolutamente ad apprezzare il dono della vita per poter andare a vivere sulla terra. Le manca la scintilla che servirà a riempire questo distintivo che è un lasciapassare per la terra. Il nuovo mentore sarà proprio il nostro Joe che si mette d'accordo con la nostra 22, dal momento in cui troverai la scintilla, il tuo distintivo riesce ad essere completo, passala a me, tanto a te di vivere non interessa, almeno io ritorno sulla terra e posso andare a fare il mio concerto. Poi ovviamente l'unione fra i due sarà importantissima perché 22 farà aprire gli occhi al nostro Joe e quindi Joe vedrà la vita da un punto di vista differente, imparando a godersi ogni momento, mentre ovviamente Joe riuscirà a far capire a 22 quanto sia fondamentale vivere. Quindi sono due personaggi che si completano, che si equivalgono. È un film, ripeto, assolutamente importante, denso di significati. Che non è riuscito però purtroppo ad emozionarmi come avrei voluto, anche per un finale che io avrei voluto più cinico e più amaro. Non sto dicendo che sia un finale sbagliato, però è un finale sicuramente buono, un lieto fine che ci sta come secondo me però ci sarebbe stato un finale anche più amaro. Detto ciò, io adesso passo ad una minima parte spoiler per potervi dire meglio il mio parere, tanto per ora ho parlato di cose generalissime che si trovano su qualsiasi sito internet leggendo la trama. Quindi ragazzi, grazie per avermi seguito, fatemi sapere la vostra nella sezione commenti, ripeto, è un bel film, un film che sicuramente potrà anche piacermi di più, però dopo una prima visione in cui non mi ero documentato quasi su niente, perché a me piace arrivare vergine alle visioni, questo è un pro e un contro, perché sì, ti lasci sorprendere, ma allo stesso tempo non sapendo niente è inutile che poi mi lamenti se ci sono delle cose che erano già oggettive da prima. Che insomma uscisse il film. Ma a parte questo, ripeto, infatti io non sto dicendo che siccome io avrei voluto un'altra storia il film è brutto. No, il film è realmente fatto bene. Non lo considero un capolavoro, anche per altri motivi di cui tra poco vi parlerò. Non è riuscito a conquistarmi come Onward, ad esempio, che per me è superiore, perché lì realmente si parla di una storia di formazione, della possibilità di rivedere per un giorno un personaggio a noi caro che è morto. E attraverso quell'esperimento si cambia, si matura, si cresce, con la consapevolezza che il lieto fine non esiste per forza e che quindi veramente poi le cose possano andare in un modo anche doloroso. E quel finale per me che presenta sì che presenta sì dei messaggi positivi e così via, ma allo stesso tempo anche un tono molto amaro, comunque non voglio rivelarvi niente se non l'aveste visto. Nonostante tutto, ripeto, Soul non è riuscito a
a far sì che mi piacesse come un Onward o come i film che vi ho da poco citato. Per me Coco, ad esempio, potrebbe considerarsi un Soul veramente straordinario, perché comunque ci sono degli elementi in comune tra Coco e Soul. Poi magari Coco per tanti può essere più esplicito, tocca più la pancia in maniera esplicita, a differenza di Soul che invece tocca le nostre corde in maniera più implicita. Sicuramente questo non lo metto in dubbio, però da non esperto d'animazione forse quel tipo di fare cinema alla Coco, alla Toy Story, alla Onward riesce più a convincermi, pur riconoscendo che Docter sia superiore a John Lasseter, per l'amor di Dio, però film come Toy Story io li preferisco a un Soul. Comunque, a parte questo, ragazzi, io adesso passo alla parte spoiler, fatemi sapere la vostra, spero che abbiate capito il mio pensiero, che non siate rimasti delusi se non l'ho considerato un capolavoro come magari tanti di voi hanno fatto, però spero che possiate percepire ciò che avrei desiderato, ma che, capisco, non sarebbe stato sicuramente equilibrato e giusto nel cinema di Doctor. Però ovviamente io sono sincero, se dovessi dirvi ho visto il film, intanto passo un'ambulanza che viene a prendermi per ciò che ho detto, se io dovessi dirvi ho visto un film straordinario che sin dall'inizio mi ha preso, direi una bugia. Io dico che è un film che mi ha preso, che mi è piaciuto, sicuramente è un film di cui c'è ancora da parlare nella parte spoiler, ma che ovviamente mi ha fatto pensare che la storia avrei preferito si sviluppasse in maniera diversa. E ho detto solo la verità. Quindi niente, ragazzi, vi ricordo che nelle info troverete le pagine per seguirmi sui miei social e i link delle pagine per seguirmi sui miei social. Troverete la possibilità anche di abbonarvi al canale per sostenerlo e avere tanti contenuti extra in cambio. E niente, io adesso passo alla parte spoiler. Dunque, allora, quando io dico che avrei voluto un film diverso, lo so che i film non si fanno per Paolo Innocenti. So solo che magari questo aspetto del professore e dei suoi alunni l'avrei voluto vedere sviluppato meglio, ma ripeto, non era intenzione nemmeno di Docter, quindi sto parlando molto soggettivamente. Però magari una storia in cui a Joe succede quello che dicevo nella parte generale, anche con un aspetto fantasy, perché voi mi potreste dire, come hai detto te Paolo, nel cinema di Docter non puoi togliere il fantasy, non puoi ometterlo, ok? Però allora cadere nel tombino e anche vedere quel che sarebbe stata la vita se il nostro Joe avesse scelto di mantenere il posto fisso, quel che sarebbe stata la vita se il nostro Joe avesse scelto invece di andare incontro ai propri sogni, e quindi puoi capire quale strada prendere davvero vedendo solo certi squarci di quella che sarebbe potuta essere la sua vita futura. Invece, ovviamente, si scopre che lui è in coma, che l'anima si deve ricongiungere al corpo, si ricongiungerà, non si ricongiungerà. Io, ad esempio, alla fine avrei voluto che non si ricongiungesse, perché dopo questo finale in cui le due anime si salutano per sempre, perché la nostra 22, grazie al momentaneo passaggio sulla Terra, ha capito veramente quanto valga la pena vi vivere grazie a Joe, io avrei voluto che in quel momento i due si salutassero e che lui non avesse la seconda possibilità. Perché lui comunque aveva fatto tanto per Joe, perché lui comunque aveva fatto tanto per 22, perdonatemi, anche 22 ha fatto tanto per lui, e infatti in questa seconda possibilità, proprio grazie a 22, lui apprezzerà ogni singolo istante della sua vita. Però io avrei voluto anche un finale più amaro, e forse se fosse stato così amaro il finale, il film mi sarebbe piaciuto di più. Un finale amaro in cui lui ha fatto tanto, è riuscito comunque a coronare il suo sogno, che non l'ha pagato nemmeno al 100% poi alla fine, e quindi è come se avesse dato un'anima per la sua anima. La sua morte, secondo me, dopo tutto quel che ha fatto, per un'anima che non voleva in nessun modo vivere sulla Terra, la sua morte sarebbe stata per me fondamentale. Hanno scelto di dargli questa seconda possibilità, ripeto, ci sta, ci sta, perché comunque grazie a 22 lui ora apprezzerà di più la vita, i due si equivalgono, come dicevo prima. Quindi sicuramente ora vivrà una vita diversa dalla precedente, darà più importanza ad ogni singola cosa. Però sono sincero, un finale più amaro, come poteva essere il finale di Onward, perché sì, il padre si rincontra, ma ricordate quanto è amaro quel finale.
viene negata la possibilità. Vabbè, non voglio dilungarmi su Onward perché magari non l'avete visto, però la possibilità magari di parlarci viene negata a uno dei protagonisti per uno dei motivi principali, insomma, della parte finale del film, per una delle cose che accade nella parte finale del film. Ma indipendentemente da questo, qua si sceglie invece di fare un finale che accontenta tutti, cioè lei andrà a vivere sulla Terra e lui si salva. È un finale per me troppo buono anche per un film d'animazione dove la bontà dovrebbe essere fondamentale. Avrei preferito che lui morisse, quindi questa cosa mi colpisce meno, anche perché il loro addio era veramente convincente quando si separano, 22 e Joe, e quindi vedere che lui torna sulla Terra mi fa un po' pensare che anche quell'aspetto commovente si perda un po'. Quindi, niente ragazzi, tutto sommato, non so se anche voi avreste voluto un finale più tragico, perché comunque il suo scopo nella vita, il nostro Joe ormai l'aveva compreso. Forse non era nemmeno quello di suonare come ha sempre pensato, non era quello di andare incontro al posto fisso. Ma il suo compito era quello di far vivere un'altra persona, di mettere al mondo un'altra persona, perché è come se l'avesse messa al mondo lui, è come se fosse stato il padre spirituale. Quindi è anche bello, a livello anche introspettivo, il rapporto che si crea fra i due, ciò che lui scopre. Prima si pensava che le scintille fossero dei piaceri, dei benesseri che si potevano trovare per poi essere pronti a vivere, in realtà no. La scintilla è la preparazione alla vita, uno ha la scintilla quando è pronto a vivere e se lei è pronta a vivere è grazie al nostro gioco. Quindi sicuramente il finale secondo me avrebbe acquistato più senso se fosse stato più tragico perché proprio Joe ormai era pronto ad andare all'altro mondo, andava con sicurezza all'altro mondo a differenza dell'inizio e quindi il suo scopo nella vita l'aveva soddisfatto, l'aveva raggiunto. Comunque è un film di crescita, è un film importante che secondo me, ripeto, nonostante ogni pregio che possa avere, non riesce ad essere all'altezza di altri film che mi avevano convinto di più, ma questo è del tutto soggettivo, perché ovviamente per tutti il cinema è anche storia di vita vissuta. È sinonimo di emozioni provate diversamente. Io non sono uno di quelli che dice che quando si critica un film, si recensisce un film, non bisogna tenere a mente l'aspetto emotivo. Cioè, quando i Lumière hanno fatto passare quel treno sul grande schermo, l'hanno fatto per suscitare emozioni negli spettatori e nei critici dell'epoca, negli spettatori che poi sono diventati critici. Se il cinema, quando lo si recensisce, non si deve valutare nel suo aspetto emotivo, e cioè nell'aspetto che ci scuote dentro, per me non è allora amare il cinema questo, ma in tutti i modi cercare di far sì che il film non ci trasmetta quel che in realtà voglia trasmetterci, vuole trasmetterci, e quindi è un po' come se chiudessimo il nostro cuore e la nostra pancia per far sì di vedere il tutto con una chiave fredda e neutra. Ecco, purtroppo per me il cinema, per fortuna, non è questo. Poi ci sono stimati critici e amici che invece si emozionano in altro modo, quindi non tengono in considerazione l'emozione di pancia o di cuore, ma altro tipo di hanno altri tipi di altre modalità di analizzare un film e quindi rispetto anche questo. Per me l'aspetto emotivo è importantissimo. È un film che è stato acclamato dalla maggior parte della critica e ne sono felice. Sicuramente, ripeto, è il primo film in animazione 3D della Pixar con un personaggio afroamericano, quindi forse, come ho letto in una critica, secondo me sensata, si poteva dare maggior risalto alla vita, e qui ritorno al mio pensiero iniziale, del personaggio afroamericano e non alla vita di un'altra persona, perché comunque è un evento, no? Vedere il primo film con questo personaggio afroamericano rappresentato in un certo modo. Quindi sicuramente si poteva dare più importanza alla sua vita, ma ripeto, sono
Sono pareri legittimi questi e ripeto, è un film che mi ha lasciato con dei punti di domanda, che ripeto è bello ma che avrei gradito di più in un altro modo. Anche magari senza andare incontro all'aspetto iperrealistico, anche con il fantasy che ritorna come giusto nella poetica di Doctor, perché ripeto, i film non li fanno per me, ma che sicuramente avrebbe potuto optare anche per altre dinamiche, per altre scelte che avrei gradito sicuramente di più. Detto ciò, è un film che rivedrò, che spero, ora che l'ho visto e che ne conosco ogni aspetto, possa sempre convincermi di più. Sicuramente dopo la visione ero molto più amareggiato, ma più ci penso e più lo considero un bel film e quindi sarò molto curioso di sapere la vostra. Detto ciò, ragazzi, vi mando un grande abbraccio, vi mando ovviamente un grosso bacione, aspetto di sapere la vostra qua sotto nelle info e sarò anche curioso di chiedervi, voi avete preferito Onward o Soul? Fatemi sapere la vostra perché sembra ci sia da aver paura nel dire che Soul non mi abbia fatto impazzire perché ormai tutti lo amano. E quindi devi sempre mettere le mani avanti, invece secondo me è un bel film, ma mi distingo un po' dalla massa stavolta. Un salutone ragazzi, ciao ciao!